Bargello Jazz, siamo in compagnia di Alessandro Lanzoni e al termine del concerto in trio con Roberto Gatto e Luca Fattorini. Bellissimo concerto, ciao Alessandro. Ciao. Allora, si dice di te il nuovo giovane talento del jazz italiano, internazionale. Ecco, questa etichetta comincia a starti un po' stretta oppure che effetto ti fa? Beh, sì, diciamo che per tanto tempo sono stato definito come un enfant prodige. Ora, per fortuna, questa definizione sta scomparendo piano piano. Io ho sempre pensato che cioè non mi interessava sapere come venivo definito. Diciamo, quello, il mio rapporto con la musica è sempre stato molto naturale, quindi tutto quello che faccio adesso, come facevo prima da giovane, quando ho cominciato, l'ho fatto perché era una mia passione ed lo è tuttora, quindi non starei a cercare così. Va bene così, insomma. Esatto, sì. Senti, a febbraio è uscito un tuo album, Dark Flavor, in cui sei compositore in almeno, se non sbaglio, 6 brani su 11. Sì. E, mi racconti un po' questa esperienza della composizione, da cosa nasce, la tua ispirazione? Sì, allora, non è la prima volta che registravo brani miei, perché ho fatto anche altri dischi in passato. Diciamo che la differenza è che i brani che ho scritto qualche anno fa provenivano da una melodia o qualcosa comunque che avevo segnato su carta molto in maniera distinta, diciamo. E invece i brani che sono raccolti in Dark Flavor sono frutto di un lavoro più pensato e studio composizione al conservatorio, quindi ho avuto modo di approfondire il discorso della composizione, quindi ci ho lavorato meglio. A proposito di studio, tu ti sei formato a Siena Jazz e poi alla Berklee di Boston. Ecco, che differenze ci sono fra queste due accademie? Ci sono delle somiglianze? Che esperienza è stata? In realtà è successo il contrario. Ah, ok. Sì. Prima Boston e poi Siena. Quando avevo 16 anni avevo vinto la borsa di studio a Perugia, sono andato lì 5 settimane. Diciamo che è stata un'esperienza molto breve, perché sono stato lì poco tempo. E a Siena poi ho avuto anche lì insegnanti americani, quindi in entrambi i casi l'esperienza è stata comunque bella, perché comunque lavorare con questi grandissimi artisti che hanno a loro volta collaborato con tanti grandi è sempre molto emozionante. E comunque diciamo che da individuo a individuo cambia l'approccio dell'insegnamento, quindi non si può generalizzare e fare una differenza tra due scuole. Certo. Senti, a proposito appunto di scuola e di insegnanti, come nasce l'incontro invece con Roberto Gatto, con cui stasera ci hai deliziato? L'incontro con Roberto Gatto nasce proprio a Siena. E io frequentavo i corsi e ero suo allievo nella classe di musica d'insieme e niente, ci siamo trovati bene fin da subito e abbiamo cominciato a suonare insieme dal vivo, insieme a Kurt Rosenwinkel, che è un chitarrista. Poi da lì, dopo quella serie di concerti, Roberto mi ha chiamato a suonare con lui sempre più spesso, prima in ottetto e adesso in trio. È veramente bello suonare con lui, oltre ad essere un grandissimo musicista, anche una persona splendida, è proprio bello passarci del tempo. Senti, credo che tu abbia fatto anche una piccola collaborazione con uno dei più grandi musicisti jazz, che è Lee Konitz, sì, è giusto? Esattamente. Dove è avvenuto questo incontro? È avvenuto a Milano in uno studio di registrazione, io l'ho conosciuto proprio il giorno in cui dovevamo registrare. E ero anche lì molto giovane, avevo 16 anni e diciamo che io in quel periodo lì non conoscevo benissimo la storia del jazz, che ho
approfondito meglio più tardi, quindi neanche mi rendevo conto della, di questa figura eccezionale. E comunque sul momento è stato veramente incredibile suonare con lui. Però diciamo che poi negli anni mi sono reso conto dopo quanto è stata preziosa questa cosa di aver suonato con lui. Senti, nell'album, nell'ultimo album ci sono delle riletture di Coltrane, Monk, ecco, sono questi i musicisti a cui ti ispiri, ce ne sono altri? Sì, ce ne sono tantissimi altri. Diciamo che questi, soprattutto Monk, è l'autore che abbiamo scelto noi insieme agli altri due ragazzi, Enrico Morello, il batterista, uh-huh, Matteo Portone, il nostro amore in comune, sia come artista, abbiamo tutti i suoi dischi e ci piace però suonare le composizioni di Monk, che hanno una struttura piuttosto, diciamo che è facile trovare molta libertà nei suoi brani, quindi okay, una struttura che ti consente di avere libertà, quindi è interessante suonare Monk. Senti, a parte Monk, essendo tu un giovane, tra virgolette, che tipo di altra musica ascolti? Nel senso, sei un giovane che ascolta Radiohead e Jovanotti e vai ai concerti di Jovanotti oppure no? Magari non quelli di Jovanotti, però quelli di Radiohead ci sono stato, okay, proprio l'anno scorso. No, ascolto tanta musica sicuramente, dalla musica classica con la quale sono cresciuto, fino a, mi piace molto la musica elettronica, l'hip hop, ho anche un gruppo in cui suoniamo anche un po' di hip hop insieme a un rapper, quindi sono aperto a varie possibilità. Okay. Senti, non l'abbiamo ancora mai fatto alla fine di una video intervista, ma visto che abbiamo un pianoforte così vicino, concludiamo con un piccolissimo assaggio. Ti chiediamo un ennesimo bis per stasera. Okay. Grazie. Non c'è una richiesta in particolare? No, scegli tu. Grazie mille. Grazie.